Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio. Le immagini vi giungono dallo stadio comunale di Campocroce di Milano, dove si gioca Campocroce Ballosca Altenigo, 24esimo turno del campionato di seconda categoria girone N. Posizione di centro classifica per le due compagini, ma l'uno di fronte all'altra c'è il miglior attacco del girone, 45 reti per il Campocroce, e la miglior difesa, solo 18 reti subite dal Ballosca Altenigo. Cielo coperto, a tratti piovoso, terreno in buone condizioni. Le formazioni. Campocroce in rosa nero, Zanlorenzi, Zara, Giacetti, Stocco, Berton, Carraro, Favaretto, Fragomeni, Lamanna, Montin, Pellizzon. A disposizione di mister Livio Marchiori, Tomaello, Pancera, Zamengo, Mozzato, Minotto, Furlan, Pierazzo. Ballosca Altenigo in giallo-blu, Ferian, Muffato, Criconia, Calzavara, Bernardi, Berton, Biancato, Ghezzo, Gallina, Bettetto, Molin. A disposizione di mister Vincenzo Libralesso, Calzavara, Carraro, Valdarmini, Celato, Braga. Dirige l'incontro il signor Cavagnero della sezione AIA di Treviso. Ci prova dai 25 metri la manna, è attento Ferian. 37esimo, dalla lunga distanza Berton controlla Zanlorenzi senza difficoltà. 40esimo, calcio di punizione dal limite, Montin piazza bene ma la barriera si oppone. Allo scadere del primo tempo, palla buona per Pellizzon, manca la forza. Si va in riposo sullo 0-0. E con le immagini montate da Daniele Arena passiamo al secondo tempo. Dopo 90 secondi la palla arriva a Fragomeni, ottimo il controllo e il sinistro che fulmina Ferian, Campocroce in vantaggio. Minuto 24esimo, Berton ci prova dai 25 metri a lato. 32esimo, su lancio di Fragomeni la manna cerca lo spiraglio giusto ma la sfera finisce fuori. Su azione d'angolo si inserisce Pellizzon ma Ferian si oppone col corpo. Minuto 41, Montin controllo e tiro, non va. Brividi per Zanlorenzi al 90esimo, il destro a girare di Berton sfiora il palo. Dopo 4 minuti di recupero finisce l'incontro, Campocroce 1, Ballosca Altenigo 0. Ai nostri microfoni Vincenzo Libralesso, mister del Ballosca Altenigo. Allora, oggi polveri bagnate, non abbiamo visto un attacco in buona forma. Comunque la squadra era parecchio stanca da mercoledì che abbiamo fatto un recupero. Non è per trovare scuse, però anche in Coppa abbiamo giocato 5 volte e la domenica abbiamo perso 4 volte. È un dato di fatto che dopo la partita del mercoledì, tra le sconfitte sono sempre arrivate quasi ogni volta, comunque non abbiamo giocato per niente bene e loro hanno meritato di vincere. Occasioni noi ne abbiamo avute forse un tiro sul secondo tempo e forse c'era un rigore che l'arbitro non si è sentito di fischiare, però giustamente se non lo ha dato, pazienza insomma. Noi non abbiamo giocato una delle peggiori partite dell'anno, cioè da questa qua. Proprio la squadra non ha girato per niente, zero, proprio zero assoluto. La miglior difesa del torneo? Sì, siamo la miglior difesa, però purtroppo siamo indietro con i punti. Difatti noi in difesa siamo ben attrezzati, sebbene oggi abbiamo giocato il primo tempo un ragazzo del 91, giovane, però non è che subiamo tanti gol, abbiamo la difesa buona, che il portiere è che manchiamo un po' in mezzo al campo, siamo un po' carenti. Quando mancano certi giocatori non abbiamo i rincalzi che sono di centrocampisti. Obiettivo della stagione, mister? Speravamo di rimanere attaccati al treno del quinto posto, però dopo sembra che questo stia sfuggendo ormai. Livio Marchiori, mister del Campocroce, un commento sulla gara di oggi. Beh, l'ha fatta forse il mister del Ballò uscendo, che senza fare un tiro in porta non si può vincere. Penso che abbiamo meritato oggi la vittoria. Ecco, basta. Sì, in effetti ha confermato questo anche il mister. E voi l'attacco più prolifico del torneo? Sì, abbiamo vinto una volta 8-1 e l'altra volta 6-0.
però abbiamo una grandissima coppia d'attacco. Laman e Pellizzon ce li odiano parecchie squadre. Allora, qualcosa da rimproverare ai ragazzi e il vostro obiettivo della stagione? Il nostro obiettivo, adesso veniamo da 3 vittorie e 2 pareggi le ultime 5 partite. Vogliamo attaccarci al treno di playoff. È rammarico aver perso 5 partite consecutive all'inizio del girone di ritorno. Ecco, questo è rammarico, non devo dire niente ai ragazzi. Paolo Rossetto, presidente del Campo Croce. Il punto sul campionato. Sì, eravamo partiti per fare un campionato dignitoso come il Campo Croce lo vuole, come il Campo Croce, la tradizione del Campo Croce. Siamo partiti un po' in sordina, abbiamo perso delle partite che non si meritavamo di perdere. Comunque adesso con questi risultati pensiamo di prendere la corsa per fare i play-off, sempre che la fortuna ci assista, voglio dire, con gli infortuni e tutto un assieme. La squadra è stata fatta appunto per fare bene, per arrivare tra i primi. Abbiamo mancato qualcosa, qualche risultato, però alla lunga io credo che il Campo Croce verrà fuori. Abbiamo visto una società ben organizzata e il pubblico? Sì, il pubblico oggi, tra l'altro c'era un derby contro il Ballò è il mio paese, voglio dire, il pubblico, ho visto un bel pubblico che in seconda categoria è difficile di vederlo. Mi auguro che anche nelle prossime partite ci sia questo calore intorno alla squadra e dopo sono i risultati che fanno venire sì il pubblico a Campo Croce. Niente, li ringrazio sia il pubblico che anche tutti i nostri dirigenti che hanno preparato questa partita, che voglio dire siamo in tanti, però è sempre più difficile, voglio dire. È sempre più difficile avere l'entusiasmo anche nei momenti più difficili, tipo adesso il discorso sponsor, non sponsor, cioè il paese è piccolo, però voglio dire abbiamo ancora grinta per continuare. Marco Allegramente, direttore sportivo del Campo Croce, un tuo commento sulla gara di oggi? Una partita, secondo me, giocata da 2 squadre, un derby difficile. Però la cosa che comunque ha dato a noi soddisfazione è la grinta dei ragazzi e penso che comunque abbiamo meritato, tenendo un buon possesso palla e trovando la via del gol dopo ottimi risultati che stiamo facendo in questo periodo. Ecco, e le prossime gare del Campo Croce? Allora, questo diventa un po' difficilino perché noi andiamo a fare uno scontro diretto Corio San Martino, in campo loro. Noi dobbiamo dare il meglio e per fare un campionato come ci eravamo inizialmente predisposti a fare, praticamente noi dobbiamo cercare di andare a vincere anche a Rio San Martino e fare più punti possibili, perché la squadra era stata comunque inizialmente costruita per fare un campionato un po' più di vertice, adesso come adesso. Quindi le prossime partite non saranno facili, però dovremmo metterci l'impegno come ci abbiamo messo oggi e cercando il massimo da qualsiasi giocatore che abbiamo e anche dai giovani soprattutto. Gianmarco Volpato, presidente del Ballò Scaltenigo. Allora, all'andata fu 1-0 per voi, oggi hanno restituito i 3 punti. Certo, purtroppo ci siamo trovati qui oggi anche alle spalle il mercoledì che abbiamo fatto il recupero con i malcontenta. Eravamo stanchi sicuramente, carenti un paio di uomini squalificati. La cosa purtroppo è andata così, non c'è nessun problema, anzi ben venga per gli amici qua del Campo Croce, che anche loro hanno bisogno di punti per la salita. Sicuramente loro adesso andranno alla ricerca di 6 punti per salvarci, noi di quelli che ci mancano di 3, e poi al limite penseremo all'anno prossimo. Quindi un campionato tranquillo, guardiamo avanti. Non abbiamo più velleità, non abbiamo più sicuramente obiettivi, ma certamente ormai puntiamo solo alla salvezza matematica e dopo, per quanto riguarda l'anno prossimo, vedremo da farsi.